Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Darkest Dungeon The Crimson Curse. In questo episodio faremo la questa di intermezzo che vi avevo detto prima di prima di continuare la questa del Visconte. Ho deciso tra l'altro di farmi la ciurma sommersa, che è detto così orribile, ma avete capito, perché innanzitutto è di livello veterano, quindi magari faccio salire di livello alcuni di loro, e poi adorerei avere questo sigillo del martire che mi intriga molto a livello di trinket. Stavo pensando a qualche combo che ci posso fare carina. Il party prescelto è Baldovino, lebbroso veterano. Reinhardt l'ho voluto prendere perché è l'unico crociato di livello alto che ho a disposizione. Lupin, quindi fuorilegge, e Laria, ritornata in vita, ovvero Vestale. Quindi, tranne lui che ho detto ho preso più che altro perché per necessità, sono tutti del livello giusto veterano. L'idea di base è che sì, lui, perdonami Laria, che lei curi il party mentre loro facciano una fracchia di danno. Quindi, andiamo qua, iniziamo. Intanto tutti hanno skill a livello 4, 1, 2, 3, 5, 5. Ok. 3, 4, 4, 4. Perfetto, va benissimo così. Sprovviste. Come al solito, doppio stock di questo, doppio, doppio. Abbiamo lui potenzialmente tanto, quindi di questo, uno stack, doppio stack di torce. E mi manca una cosa che è molto. Ah, mi porto tante bende perché qui ci sono dei nemici che mettono un bleed. Non mi ricordo il nome, quei crostacei simili a granchi, che potrebbero facilmente shottare gente qua. Quindi stiamo tutti quanti messi bene, più o meno, e avviamo. I employed a crew of particularly unsavory mariners, who for a time sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artifacts, relics, and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. Ok, il layout mi sembra abbastanza favorevole. Credo sia qui il boss, ma per sicurezza. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E infatti ho detto una cavolata. Perché di qua. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, si scende quindi. Tra l'altro questo è a prescindere da Brama, stai tu già, eh. Fortuna che ho portato il sangue. Sete di sangue. A posto. E vamos. Un po' più veloci magari. E ti becchi già la trappola che schivi, ma che bravo che sei quando ti ci metti. Una torcia intatta. E va bene. E anche del citrino. Vabbè. Non so perché non ho usato torce visto che ne ho così tanta, però. Esplorazione. Fa nemici. Stanza e reperto. Ovviamente. Infatti, se non se li fa. Ma intanto prendiamo. Usiamo sta torcia, così possiamo prendere anche questo. E sì, già mi sento che ho preso troppa roba, ma sapete come sono fatto così. Sono quasi uno spendaccione. Sono sorpresi, va bene. Allora, l'idea sarebbe riuscire a rimuovere almeno uno di questi due, velocemente, in maniera tale che lui poi possa colpire il ghoul sbavante. Ah, non li ammazzo neanche per. Ah, siamo tutti quasi full vita, io direi che lei si può concentrare a non fare assolutamente nulla, visto che. La stordiamo. E lo schiva. Perfetto. 3-7, 3-7, 2. Dimmi che non lascia cadavere, perfetto, non lascia cadavere. Era importante perché altrimenti lui qua giù non ci arrivava. Da 11 a 22 danni, 17, un danno buono. Lancio del teschio, quindi stress, anzi mi sa che è orrore. No, è stress e basta. Stress e stordimento, sì. E lui debuffa, cosa che non l'ha fatto. Ancora meglio. Ora, 2-4, 3-5. Da 2-4 se gli metto il bleed.
è più probabile che muoia. Poi se faccio critico non vi dico che è più probabile che muoia. Adesso, io vorrei, visto che penso che se ne occupino abbastanza bene loro due, curare stesso 2-4. Meglio così. Lancio del teschio. E schiva. Ora. Il critico non me l'aspettavo, ma è sempre gratitissimo. È rimasto uno, vabbè, mi ha fatto di pena. Eccellente. Lo staff sembra rispondere abbastanza bene al tutto, quindi a 1, 2. No. L'ho usata piuttosto che buttarla. Certo, ah, qui ci sono nemici. Me l'ero dimenticato, ma ci sono nemici. Ah, pensavo iniziassero loro. Allora, secondo me le cose più problematiche sono loro due che stressano. Quindi, cerchiamo di stordire almeno uno. Posso stordire soltanto questa. Proviamo. Stordita. Ora. Umano, soprannaturale. Purtroppo soprannaturale è troppo lungo e quindi copre l'altra stringa. L'umano è soggetto al bleed. 9-6. 9-16. Potenzialmente potrebbero morire, però se faccio 9-16. Sì, no, è più probabile che faccia qualcosa di sensibile. 17. Per Baldovino fare il richiamo degli abissi potenzia il danno, giusto? Sì. Ti pareva. Ah, se schivi va benissimo uguale. Dicevo, Baldovino farà il doppio attacco, che colpisce entrambi, e spero che li becchi entrambi. Se li becchi entrambi, quindi... Vabbè, era abbastanza scontato la cosa, immagino. Bam! Bel critico. Tra l'altro, visto che ho fatto il critico, il cadavere non compare e loro scorrono in avanti. Cosa buona e giusta. 17-22. Ok, questa cosa non mi piace affatto. Però lei è improbabile che riesca a distordirla di nuovo. Posso provare a stordire lui. Stordito. Almeno uno dei due non rompe le scatole. Toccherà a lei che stordirla. Vai. Hai fatto stress. Schiviamo ancora. Grande. Però schivano anche loro, che è un po' meno grande. Ma intanto muoiono uguale prima o poi. Lo fanno tutti. Prima o poi. Allora. Resistenza alta al sanguinamento, li facciamo. Non so perché sto prendendo tutti questi critici, ma mi va benissimo. Allora butto. Questa. Piuttosto che buttarla l'ho usata, perché non vedevo motivo di buttarla. Sto arrivando velocissimamente dal boss. Potrei provare a fare il doppio boss, quindi fare questo e lo swine. Il suino supremo. Però voi mi avete detto che non volete il doppio boss perché non so, perché il video viene troppo lungo e vi dà fastidio. Quindi dipende da quanto ci metto a buttare giù la ciuta. Sto riflettendo. 4 danni, niente di troppo buono. Possiamo stordire questo. Meglio di niente. In realtà spero che Brezza Marina cura. No. Ecco. Diciamo che non era proprio quello che volevo. 2-4. 4-8. 3-7. È improbabile che lo ammazzi, quindi. Facciamo così. 3-4. Entrambi hanno protezione relativamente alta. Quello non dà. Io faccio in modo che almeno questo se ne vada, anche se non è detto che ci riesca, meno male, ce l'ho fatta. E ci siamo tolti uno con altissima protezione. Poi. Questo è stordito, ma io voglio che venga stordito quest'altro. Era stordito, quindi ora è protezione aumentata. Va bene. Sta cosa non me la dovevi fare, Lupin, davvero. Non è corretta. Squarcio marino, i danni mi preoccupano ma fino a un certo punto. Perché 23. Potrei potenzialmente ammazzare. Questo non lo uccido mai. Però. Altro è morto. Dicevo, i danni mi preoccupano fino a un certo punto. Perché comunque con il fatto che abbiamo la. 2 danni per Cina. No, si può fare. Col fatto che abbiamo lei che può curare abbastanza. Non è sto grandissimo problema. Spingi di nuovo i cadaveri. Protezione meno stress. No, attaccami e basta.
passando del danno. Niente di così eclatante, ma ci possiamo stare. Non possiamo colpire, perché io oltre a colpire quello in fondo, eh? Perché se uccido questo rimane comunque il cadavere, preferisco. Preferisco rimuovermi un rischio. 6-8 44. Una bella cura critica che purtroppo andrà spiegata per continuare a prendersi altri 8 danni. Ciccia. Sto riflettendo, mi conviene attaccare o rimuovo semplicemente lo stress? Sperando di essere più veloce di. Ero più veloce. Un altro critico. Perfetto. Sì, inizio veramente ad avere troppa roba, però visto quanto ho a livello di distanza dal boss, io sta cosa di cibo me la brucio tutta così. La torcia la uso. No, la volevo usare, allora buttiamola. E va bene così. Sono poco convinto. Ah, mi brucio anche questo. Gathered close. Aspetto, sto facendo stress. Ora, a te serve avere più precisione. A te serve niente in realtà. Qui per evitarci le. Dove erano? Uno e due. Perfetto. In realtà potrei beccarmi in agguato notturno veduto usare la tua abilità, ma. Infatti, se dobbiamo beccarci lo shuffle, che lo sapevo. Ci sorprendono quindi iniziano prima loro e potenzialmente potrebbero mettermi la maledizione per avermi a tutti. Nella pratica non è successo, meno male, altrimenti l'avrei preso un pochino più personale. 16 danni. Ok. No. Finisce in fondo, la sete. Talento angosciante. E vabbè, dai. Allora, capiamoci 2 secondi. Cura. Poi, tu, potenzialmente ammazzami questa. 1-1, quindi se lui riesce a colpirle cosa un pochettino dubbio, ma ne ammazza 2. Ora. Un'altra è morta, ne rimane soltanto una. Che sfortunatamente farà molto il suo turno. Prima infatti critico, quindi immagino infatti entra anche la maledizione cremisi. O cremisi, come preferite. Notare che ho sprecato una quantità indicibile di. Proviamo. Una quantità indicibile di stress hanno accumulato i signori qui. Allora, c'è una cosa. Tu rimuovi lo stress. E va bene. E tu finisci il lavoro. Problema risolto. Circa. Ora. Troppa roba nel mucchio. E allora ha senso. Non. Ha senso aprire questo qui con la chiave? Nella stanza ci sia qualcosa di figo. C'è bella roba. Allora, facciamo una cosa. Buttiamo la seconda chiave. Prendiamo questi e. Non si può prendere. Prendiamo questo. Prendiamo. Questi valgono di più. E penso. Vabbè, le torce così tante non servono a nessuno. Siamo sinceri, non servono a nessuno. Andiamo qua. E ce ne andiamo avanti. Continuo, il sacco è vostro. Soldi che non posso prendere pienamente. E ce ne continuiamo così. Notare come pian piano si sta riverificando il. Il problema di tutti quanti si beccano la maledizione. Ok. Qui c'erano nemici, non ho guardato. No. Perfetto. Ora. Continuo il sacco è vostro. Altri soldi di cui non me ne posso far di meno. E andiamo. Guardiano. Sapete cosa significa? Significa che otterremo un invito per il discorso. Se riusciamo a ucciderlo, ma penso di sì. Sì, se va un altro po' più giù comincia a essere problematico ucciderlo. Soprattutto se schiva. Ingiuria furiosa. No, altro stress no. Ora.
Abbiamo più 2 secondi, innanzitutto curiamo il party. Addirittura un critico nel mezzo. Poi iniziamo a falciare cose. E un andato. Predigestione, possibilità di morbo che non si verifica. Ah, ecco, no, perché ero in terza posizione. 17, 27. Questo è andato. E almeno rimango nel mister. A meno che questo non scappi, cosa che è impossibile purtroppo. Che faccia. 17, 21. 16, 21. Critico, è andato giù. Importante è quello. Ora, stiamo messi tutti decentemente bene. Quello non è praticamente stordibile. Però... vabbè, facciamo anche il party build. Ecco, critico, almeno abbassiamo lo stress. Sanguisuga. Ok. E critico. Alla fine lo stress si sta abbassando più o meno da solo. Allora, a me non interessa nulla di tutto ciò, tranne l'invito, perché come abbiamo ben capito, l'invito è comodo per la quest del visconte. Tra l'altro l'ho inseguito per non si sa quanto, quindi buttarlo adesso mi sembrerebbe un pochettino ipocrita. Adesso, nella prossima stanza, se io non ho sbagliato, se ho sbagliato faccio una figuraccia, ci sarà il boss. Abbiamo ancora i buff possibili. Entriamo. In death, the captain shouts his orders, and the crew obeys. Allora, vi ricordo come funziona lo scontro. Questo è il boss, la ciuma sommersa, che se il mozzo annegato non è presente, continua a evocarlo ogni singolo turno. Il mozzo farà una cosa bloccando il primo personaggio per lui, e fin tanto che lo blocca con una skill, gli butta letteralmente l'ancora. Otterrà una protezione alta, guarigione e metterà un buff anche sul boss stesso. L'idea mia era evitare tutto ciò banalmente usando loro all'occhio 2 danno. Stordito, così non mi può fare la skill della infame. E tra l'altro io cerco anche di ammazzarti, no, ci riesco. No, ci riesco. Ah, intanto mi ha fatto. Mi ha fatto tutto un critico sul boss. Ok. Ah, tu dovresti riuscire ad arrivare, ecco, da 19 a 34 danni, ho fatto un quarto della vita, gli ho tolto. Ammutinamento. Respinto. Allora, la mia idea era comunque buttare giù questo, che cosa che non sto riuscendo a fare, mi dà abbastanza fastidio. 10 danni e basta. Ammutinamento. E schiamo di nuovo. Credo che vada giù abbastanza facile, però non, la certezza non ce l'ho. Tutti in coperta. Schivato. Ora, tu ce la fai a buttarmi giù il simpaticone? Sì, mi ha fatto un bel critico. Grazie. Siamo messi relativamente bene, però io preferisco avere party kill. Sempre che speravo in un critico per abbassare lo stress. Ammutinamento. Un danno, e che dovrebbe fare? Mettere dei buff non meglio precisati. Va bene, insistiamo. Altri 27 danni. Rampino di abbordaggio, penso che sposti. Non mi ha spostato. Meglio ancora. Altri 21 danni. E mi sa che va giù abbastanza in fretta. Tutti in coperta. E qua continuano a mancare. Però arriva anche lui. 8 danni. L'idea è che loro assieme debbano uccidere questo, eh. Non mi ricordo se l'ho già specificato. Critico. Stordito. Quindi la sua azione per fargli famata. Ah, ecco, perché ha già la protezione comunque. Ah, lui ha la protezione di base e la perde una volta che lancia l'ancora su qualcuno. Me la ricordavo al contrario. Lui ha tutti i super buff, e questo è così tosto da buttare giù. Però appena lancia l'ancora su qualcuno, perde tutta la sua super protezione. E a questo punto mi concentrerò sul boss, perché su di lui tanto finché non mi lanci l'ancora sei più in inerme. Tutti coperta, vabbè, fa niente, non preoccuparti. Sono fino in prima posizione, non è un problema così insormontabile. Anche adesso il boss è rimasto con uno, ma dai. Dai, è rimasto con uno, vabbè, sta un po' di stress, chi se ne frega. Ha fatto una finaccia, dai, siamo sinceri, ha fatto veramente una finaccia.
Ora il progetto. Cosa posso buttare? Alla fine non mi sono servite le band. Ok. Buttiamo, buttiamo. Progetto. Buttiamo, buttiamo. 1, 2, 3. Ah, ho buttato un po' troppo. Torniamo al borgo. E la ciurma se n'è andata. Livello veterano, manca ancora quella campione. Olè. Ah, lui vabbè, era già a livello... Ilaria è salita finalmente a livello 5. Lupin era a livello 4, è diventato anche lui livello 5, quindi... Baldovino, vabbè, non è un problema perché in realtà ce l'abbiamo già un lebbroso... un appestato di livello 5, campione, però avere una vestale finalmente è cosa buona. Ok, finalmente le lunghe ore di ricerca tra vecchi barili e rassedie di armi dimenticate hanno dato il loro frutto, una miglioria gratuita per un'arma. Ci sta. Ora, tutti quanti si sono dati un po' una sistemata, e nel prossimo episodio andremo a fare la... a continuare la quest del Visconte. Perché Yata non è agibile? Che gli è successo? Yata manca ancora. Forse la posticipo la quest. Vorrei provare anche questa, però è molto a fortuna quello che ci capita. Vabbè, sapete che vi dico? Faccio una quest veloce, magari per far livellare qualcun altro off screen, e nella prossima probabilmente lui sarà tornato e potremo andare a fare la quest in Visconte. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento e piace e una condivisione sempre gradite, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!